E grazie a loro che il 100% dei fondi va in Mi beneficenza. permetta di dirlo, lei ha detto una cosa molto bella, la dolcezza femminile, la grinta maschile sono le doti che servono anche per aiutare le persone che stanno peggio di noi. Certo, E quindi certo. insomma è tutto emblematico, però concreti sono gli aiuti che Sì. possiamo dare anche noi. Quindi Basta poco, l'appuntamento basta veramente poco. poco, e quel poco verrà mandato con la garanzia anche di KPMG che certifica il nostro bilancio interamente bambini. Perché la realtà della Sì. fondazione che opera ogni giorno non solo per Haiti, insomma in tutte le realtà disagiate. Grazie a Maria Vittoria Rava e in bocca al lupo per questo Credi che ci appuntamento per vuole, le due l'invito è venire in bambine. Haiti anche per voi. Certo, molto volentieri, anche per conoscere la realtà sicuramente più da vicino. Grazie ancora per essere Grazie. stata in primo tempo e noi invece proseguiamo con la nostra trasmissione. Siamo arrivati al momento consueto della nostra prima rubrica. Buongiorno, dottore. Oggi parliamo di qualcosa che ancora oggi spaventa molte persone, l'anestesia. Ma farà male veramente? Buongiorno, dottore. Eh sì, perché l'anestesia è ormai forse una cosa banale, dovremmo conoscere tutti quali sono gli effetti di un'anestesia, però molte persone quando si devono sottoporre a un intervento di qualsiasi natura, se sentono la parola anestesia, vale a dire dobbiamo addormentarci per un po' di tempo, cominciano a tremare. E vedo che il nostro ospite già sorride, Dario Caldiroli, bentrovato, primario di Buongiorno. anestesia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta. Allora, dottore, oggi per i nostri telespettatori risponderemo a tante domande, tra cui la prima, fa bene? Scopriremo se l'anestesia fa bene o meno. Per chi non è indicata, se ci sono dei soggetti a rischio, dei soggetti ai quali non si può fare anestesia. E quali sono le nuove tecniche? Perché sappiamo che la medicina fa passi da gigante e dunque sicuramente oggigiorno esistono delle tecniche che un tempo assolutamente non erano nemmeno previste. Allora, dottore, si ha paura, ma perché? Perché bisogna avere paura, perché non fa bene? Oppure ci sono anche molti luoghi comuni che bisogna sfatare in qualche modo? L'anestesia, non faccio solo un esempio. In neurologia il barbiturico lo utilizza proprio per abolire la coscienza, cioè cerca l'effetto collaterale. Sì, per Per poi fare che cosa? Per mettere in. fare un po' il quadro Certo, generale. esattamente. Ma quanto è invasiva, proprio sul nostro fisico, l'anestesia? E l'anestesia, parliamo di anestesia generale.